Ciao Andrea, che sensazioni hai a sederti sulla famosa panchina delle recensioni? Guarda, non dico cosa sto pensando, però oggi ho freddo e basta, ti dico questo. Ciao ragazzi, in attesa di pubblicare la prossima recensione vi vorrei informare che da adesso fino alle prossime 12 settimane parleremo di maratona e mezza maratona. Con Andrea Soffientini vi racconteremo quali sono i programmi per partecipare alla maratona di Roma, quella di Milano, alla Roma Ostia e alla Stramilano. In pochi minuti vi racconteremo che cosa fare e come allenarvi durante la settimana. Oggi con Andrea Soffientini parleremo della preparazione della maratona e della mezza maratona. Mancano 12, 11, 9 o 7 settimane prima delle varie maratone, delle più importanti mezze maratone italiane. Andrea, la prossima settimana che cosa imposteresti per chi si prepara per la mezza maratona? Guarda, intanto ti dico, incominciamo ad allenarci. Ho pensato di mettere 12-15 sprint in salita con recupero jogging, per non esagerare negli sprint, e un medio di 12 km, 20 secondi più lento di una 10 km appena fatta o 10 secondi più lenti di una mezza maratona fatta nell'ultimo periodo, tanto per mettere qualche chilometro nelle gambe. E la domenica, nel weekend, mettere 16-18 km per i principianti, meglio 16, e invece per un amatore già che ha fatto qualche lungo nel periodo, 18-20 km lenti. E invece per chi si dovesse preparare per la maratona, cosa cambieresti rispetto al programma che ci hai appena indicato? Allora, per la maratona sicuro teniamo le salite, che non sono male in inverno. Ci metterei un 30 minuti svelti prima delle salite o anche un fartlek, un minuto di variazioni. Aggiungerei 3 km almeno al medio, perché dovremmo essere già abbastanza avanti con la preparazione, anche se mancano 3 settimane. Io direi che 15 km di medio si dovrebbero riuscire a tenere, magari 25 secondi più lenti di una 10 km all'incirca. E il lungo, sperando che in questo periodo non abbiate fatto solo festa a Natale, ma di aver fatto qualche chilometro in più, almeno un 25-26 km, se non 28 addirittura, li metterei già dentro. Il ritmo non direi importante in questo periodo, cioè in questo periodo, adesso come primo lungo, però dopo c'è da menare. Quanti chilometri suggerisci sia ai principianti, sia agli intermedi che agli amatori per la prossima settimana? Chilometri in settimana è sempre difficile da dire. Io direi di aggiungere un 10 minuti ad allenamento e rallentare i lenti, perché non vi conosco ma so che fate i lenti troppo forti, quindi rallentateli un attimino e aggiungeteci 10 minuti in più. Ok, grazie Andrea, speriamo che questi consigli vi siano di aiuto e comunque ci risentiamo la prossima settimana. Ciao ragazzi! Con Andrea abbiamo deciso di preparare una piccola raccolta di suggerimenti di corsa per la maratona e la mezza maratona. Vi suggeriamo di utilizzare questo canale per capire in maniera generica quali possono essere i vostri possibili allenamenti della settimana. Non pensiamo di essere esaurienti, ma comunque se avete delle domande potete ovviamente chiedercele qua sotto.